La Carta dei diritti della lettura è stata elaborata da un'associazione culturale chiamata Donne di Carta, attiva su gran parte del territorio nazionale. Questa associazione ha come scopo prioritario quello di promuovere la lettura. La Carta dei diritti della lettura è nata il 3 gennaio del 2011 ed è costituita da 8 articoli. Il primo articolo mette in rilievo che leggere è un diritto della persona a tutti i livelli, quindi senza distinzione di condizioni sociali, età, lingua, razza, religione, salute e sesso. L'articolo 2 dice che leggere è un'attività sia individuale che sociale, coinvolge mente, emozioni, sensi e non si limita a privilegiare l'apprendimento e la scrittura, ma è applicabile in diversi ambiti. È un'attività creativa, la leggere significa anche intrattenersi, significa tante cose. Pertanto, dice l'articolo 2, è un dovere sociale incrementare forme e attività di avviamento, agevolazione di sostegno della lettura. L'articolo 3 spiega che leggere favorisce la personalità, lo sviluppo della personalità dell'individuo e le relazioni affettive e sociali e le possibilità incrementa le possibilità espressive. Pertanto è dovere sociale concorrere alla lotta contro l'analfabetismo. L'articolo 4: ogni persona può esercitare sul testo letto la propria competenza linguistica, pertanto è dovere sociale favorire e facilitare la comprensibilità dei testi in funzione del destinatario. L'articolo 5, ogni persona deve esercitare su ogni testo la propria facoltà di lettura, quindi nel caso in cui siano presenti delle disabilità fisiche e cognitive, è dovere sociale incrementare tutte quelle modalità di accesso della lettura a queste persone con queste fragilità. A questo riguardo, ad esempio, ricordiamo che gli audiolibro Lions consentono di essere utilizzate da persone che soffrono di disturbi dell'apprendimento, persone cieche e così via. L'articolo 6 sostiene che bisogna favorire l'uguaglianza delle opportunità di letture, pertanto è dovere sociale rappresentare coloro che si occupano di promozione della lettura. Hanno come dovere quello di mettere in evidenza il valore delle differenze culturali, di orientamento, sessuale, le differenze di credenze religiose e politiche. L'articolo 7, dice che, è un diritto della persona usufruire delle case di lettura, pubbliche e gratuite, come le biblioteche, ad esempio, che ci sono nei vari comuni e tutte le associazioni culturali che si occupano appunto di promozione di lettura. L'articolo 8, dice che, sostiene il diritto della persona che legge avere un accesso facilitato al patrimonio che costituisce una memoria storica e linguistica della comunità.